terza ora di Targato Amore, prima di scappare per la conferenza stampa di Vomero Notte, la notte bianca release 3.0. Però prima un ospite molto importante, molto gradito, si parla di libri, sapete che io mi nutro di questo cibo per la mente, ma direi anche per l'anima, che ci piace moltissimo, che fa bene alla salute, perché leggere fa bene alla salute, e do subito il benvenuto a Fabio Florio. Buongiorno Fabio. Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Assolutamente, con grande piacere. Allora Fabio, tu ripeschi un argomento che è storico, no? E che non appartiene in realtà soltanto agli anni 30-40, ma insomma io reputo essere questo argomento assolutamente attualissimo, cioè quello dell'emigrazione. Il libro di cui stiamo parlando è John Fante, Storia di un italiano in America. Ci spieghi innanzitutto proprio la motivazione che ti ha spinto a scrivere questo libro? Beh, innanzitutto ho trovato il tema moderno, come diceva lei, proprio per il periodo che stiamo vivendo. Sì. L'emigrazione, molti pensavano che è soltanto un fenomeno degli anni 50-60, dove all'epoca si partiva per cercare fortuna lavorativa. Anche oggi purtroppo molti italiani, molti ragazzi, dovendo trovare un'occupazione stabile, sono costretti ad abbandonare il loro paese natio per andare in terra straniera. E quindi praticamente il libro nasce proprio da questa motivazione qui, dal voler far capire alle persone che l'emigrazione, per quanto sia dolorosa, sia comunque alla fine anche una fonte di potere, di successo, perché come il nostro autore, che comunque è nato in America, titolo americano, certo, esatto, abruzzese di origine, esatto, e è riuscito a riuscire ad ambire al suo sogno, che era quello di diventare un grande scrittore, non passando ovviamente per lavori umili prima di arrivare al successo. Assolutamente. Fabio, diciamo una cosa, che in realtà dedicare un libro, il titolo di un libro, a un autore, in questo caso italoamericano, è un'innovazione nel mondo del libro, nel senso che tu parli di un altro autore, tra l'altro appunto italoamericano di origine abruzzese, e diciamo che quelli come lui, questo John Fante, che è appunto il protagonista del tuo libro, si chiamano WOP, cioè significa without passport, senza passaporto. Quindi in realtà lui è il protagonista del tuo libro, ma parlare di un altro autore è comunque un'innovazione, no, nel campo della scrittura. Sicuramente, anche perché questi without passport erano considerati coloro che giungevano dall'Italia in America e che dovevano praticamente sottoporsi a delle scritture, alle prove di scrittura e di lettura, per la verifica della conoscenza della lingua inglese. E quindi lui, che era nato ovviamente da genitori italiani, contadini, vissuti ovviamente in America, questo problema non ce l'ha, perché nascendo in America l'inglese lo prende già da quando è piccolino. È bambino, certo. Senti, ovviamente il libro si trova in tutte le librerie, giusto? Sì, c'è da Feltrinelli, poi su grandi siti, librerie universitarie, Amazon, e soprattutto è uscito l'altro giorno, quindi in distribuzione in tutta l'Italia. Meraviglioso, quindi si può leggere anche con i tablet, con tutta la tecnologia di questo mondo? Esatto, che anche meraviglia. Se con quest'ultima innovazione ci stiamo un attimo arrivando, perché il libro è uscito proprio pochi giorni fa. Senti Fabio, ultima domanda, voglio farti: questo libro potrebbe essere la sceneggiatura di un film? Sì, sicuramente, se vogliamo adattarla, sì. D'altronde il romanzo principale del nostro autore, che appunto John Fante, Full of Life, è stato ovviamente anche un film con grandi artisti, quindi John Fante molti lo conosceranno sicuramente nel mondo della cinematografia, perché nel 2006, quando è uscito il primo film Chiedi alla polvere qui in Italia, ovviamente penseranno che lui sia stato soltanto un regista. Invece c'è molto di più nella vita di questo autore, e sicuramente chi acquisterà il libro nelle 166 pagine scoprirà anche qualche rapporto dell'autore con la nostra città di Napoli. Meraviglioso. Io ringrazio Fabio Florio e mi raccomando, comprate i libri, perché la sera non avete idea il piacere di addormentarsi dopo aver letto qualche pagina di un buon libro. E questo di Fabio Florio è un buon libro. Si intitola John Fante, Storia di un italiano in America. Grazie Fabio. Grazie a voi per averci ospitato. Ciao. E noi passiamo dalla scrittura, quindi passiamo dal profumo della carta che soltanto un libro ci può regalare, al profumo dei dischi che qui a Radio Amore Napoli arrivano centinaia e centinaia al giorno, e noi li scegliamo con cura.